San Catello evoca ricordi in tutti gli stabiesi. La processione dietro al patrono mescola curiosità, devozione e preghiere. Toni Pannullo, il sindaco, non ha nulla da chiedere a Catello, perché guai a mescolare il sacro con il profano, anzi con il politico. No, non parliamo mai di politica in una giornata di festa, parliamo della volontà della città di riscatto. San Catello ci deve accompagnare in questo percorso, ma ce la dobbiamo mettere tutta e sono certo che oggi, come già è cominciato da qualche tempo, ci siano tutte le condizioni perché questa città possa risorgere. Tradizioni ma anche generazioni future. Il santo patrono è così e chi ha percorso nella sua vita tante processioni vuole che anche i più giovani comincino. È la prima volta che lui viene per ribadire questa appartenenza a Castellammare. Ha sempre seguito questa processione? Certo, fin da quando abbiamo incominciato a camminare. E di solito dietro San Catello c'è sempre poca gente. Certo, dappertutto, tutta la città di Castellammare. Ed è bello trovare fra famiglie ed anziani anche tanti ragazzi e ragazze. Sì, io adoro San Catello. No, io preferisco non chiedere niente. Seguire basta. Se vuole fare qualcosa per noi lo fa spontaneamente. Perché i santi patroni, ogni volta che escono in processione, almeno un miracolo lo fanno. Unire la città in piazza. È sempre emozionante San Catello, sempre emozionante il passaggio in Fincantieri. Il passaggio è una cosa spettacolare. È sempre stato un'emozione non indifferente.